Bergamo sugli sci con al centro il Bergamo Ski Tour, la 3 giorni dedicata ai campionati italiani di sci nordico che si è svolta da venerdì a domenica tra Gromo e Schilpario. Prima di andare sulla pista degli Abeti in Val di Scalve per la 3ª giornata di gare, ripercorriamo la 2 giorni fantastica e spettacolare degli spiazzi di Gromo. Venerdì nelle gare sprint in tecnica classica Federico Pellegrino ha firmato il 7º titolo italiano in carriera davanti a Michael Rastelli. Tra le donne è successo della veronese Lucia Scardoni. Assegnati anche i titoli Under 23 conquistati da Simone Daprà, compagno di squadra di Pellegrino nelle Fiamme Oro, e da Francesca Franchi nelle Fiamme Gialle. Sabato sempre agli spiazzi, spazio alle gare distance in tecnica libera. Il valdostano dell'esercito Francesco De Fabiani ha conquistato il titolo nazionale sulla distanza dei 15 km davanti al milanese Panisi. Tra le donne, doppio successo della trentina Francesca Franchi, sia nella categoria assoluti che in quella under 23. Una 3 giorni che ha visto Bergamo capitale dello sci di fondo. Tra gli addetti ai lavori che abbiamo incontrato anche la grandissima campionessa Gabriella Paruzzi, oro alle Olimpiadi di Salt Lake City, ora consigliere Fisi, e Marco Sella, responsabile delle squadre agonistiche della nazionale. Gabriella Paruzzi, voce autorevole del fondismo nazionale non solo, medaglia d'oro alle Olimpiadi ricordiamo, qui a Gromo, come vede questo movimento e queste giornate? Ma innanzitutto dobbiamo fare i complimenti al comitato organizzatore per aver realizzato una pista molto selettiva, tecnica, nonostante la scarsità di neve. Quindi quando c'è un comitato organizzatore che si dà così da fare, anche gli atleti credo abbiano delle risposte positive quando mettono gli sci ai piedi, perché sciare su una pista così bella sicuramente fa più piacere. È un movimento, speriamo, in crescita, perché nessuno può nascondere che abbiamo grosse difficoltà nel trovare, diciamo, chi va a sostituire al più presto magari i campioni del futuro. Dobbiamo cercarli, abbiamo le Olimpiadi in casa tra pochi anni, quindi questo è il momento di guardarci attorno e capire dove investire, con chi investire e sicuramente far migliorare quelli che invece già ci sono. Quindi il dopo Pellegrino, Pellegrino è un grandissimo traino, quando si muove lui si muovono veramente le folle, però il movimento dietro deve crescere. No, lui è un grande esempio sicuramente, lui con De Fabiani, ci sono alcune ragazze che sicuramente si sono un po' contraddistinte in Coppa del Mondo, chiaramente ci piacerebbe tutti vedere molta più gente protagonista, ma è una disciplina dove non si inventa nulla, quindi bisogna investire tanto tempo, bisogna investire risorse, quelle ce n'è, però bisogna investire anche fatica, impegno, dedizione, sia da parte dei tecnici che da parte degli atleti stessi e anche purtroppo delle famiglie, che senza di loro sicuramente si farebbe fatica. Eccoci con Marco Selle, responsabile delle squadre agonistiche nazionali. Chi meglio di lui per chiedere un commento su questa bella manifestazione, il Bergamo Ski Tour 2020? Ma torniamo qui dopo la prima edizione, che era stata un successo a 360 gradi. Quest'anno abbiamo trovato un po' più di neve, un po' più di difficoltà nell'organizzare la manifestazione, però è andato tutto liscio. In questo momento stanno partendo i giovani, la pista sta reggendo alla grande. Domani ci spostiamo a Schilpario e lì finiremo con l'assegnazione dei titoli italiani under 18, under 20, 23, assoluti. Quindi è la manifestazione a livello nazionale sicuramente più importante dell'intera stagione. Complimento a chi ci ha messo tanto impegno malgrado le grosse difficoltà che normalmente in questo periodo in tutta Europa si hanno per via della neve e del tempo. Ecco, e per quanto riguarda invece i risultati agonistici, abbiamo visto delle ottime prestazioni, belle cose. Abbiamo visto De Fabiani che si sta riprendendo, ha vinto il titolo anche se con difficoltà, perché comunque dietro ci sono altri ragazzi nel giro di pochissimi secondi, a partire da Gilberto Panisi, a cui dobbiamo fare veramente un plauso perché non è inserito nei gruppi sportivi militari ed è un esempio sicuramente da imitare e un piccolo segnale a chi invece ha avuto la fortuna di entrare in un gruppo sportivo, di essere professionista e non sempre forse ci mette l'impegno che servirebbe per
giustificare il grosso privilegio che abbiamo e che abbiamo avuto. Eccoci con Fabio Pasini, l'ultimo dei bergamaschi che ha calcato le piste della Coppa del Mondo, da qualche tempo ha appeso gli sci al chiodo, si dedica allo sci d'alpinismo, tanta passione, molto bello qua di Piazza di Roma per questa seconda giornata del Bergamo Ski Tour, Fabio. Sì, sono contento di vedere ancora tutta questa gente sulle piste di Gromo, siamo riusciti a allestire un bel percorso anche con poca neve e gli atleti erano tutti contenti, adesso hanno corso i maschi, adesso partono le donne. Sono anche contento per l'esercito che ha vinto il De Fabiani, abbia fatto un buon lavoro con gli sci e niente, sicuramente vedere ancora tutti i miei ex colleghi atleti gareggiare su queste piste mi dà stimolo per andare avanti nel mio lavoro e continuare a farlo bene. Ma non mi dire che ti torna un po' di voglia? Ma sì, oggi magari un po' di voglia c'è ancora qua a vedere la gente di casa su questo percorso, però era arrivato il momento giusto di smettere, sono contento così e un po' di fatica la faccio ancora con le pelli. Sì, anche perché secondo me saresti ancora competitivo, il naso a qualcuno lo bagneresti. Ah, ormai sono vecchio, però sì, i giovani crescono, è giusto così e speriamo che di tirar fuori qualche nuova leva che vada dietro le orme di Pellegrino e De Fabiani. Con le immagini siamo dunque pronti ora ad andare a Schilpario per raccontare la terza giornata di gare del Bergamo Ski Tour. Nella terza giornata di Bergamo Ski Tour a Schilpario in Val di Scalve si sono assegnati i titoli di campione italiano di sci di fondo sprint nelle categorie giovanili Under 20 e aspiranti Under 18. L'arena di gara è stata la pista degli Abeti, dove lo Sci Club Schilpario ha ricavato il tracciato di gara di 1200 metri per gli uomini e di un chilometro per le donne, al via quasi 200 giovani fondisti provenienti da tutta Italia. Tra i maschi della categoria Under 20 successo di Francesco Manzoni dello Sci Club Alta Valtellina, che ha superato nel rettilineo finale Graz delle Fiamme Gialle, autore del miglior tempo nelle qualifiche. Terzo gradino del podio per Ticcò delle Fiamme Oro di Moena. Tra le donne della stessa categoria la medaglia d'oro è andata al collo della favorita della vigilia, Nicole Monsorno, che veste i colori delle Fiamme Gialle. La trentina ha sconfitto la concorrenza di Anna Rossi dei Carabinieri e di Federica Cassol dell'Esercito. Nella categoria aspiranti Under 18, netta vittoria di Elia Barpe del gruppo sciatori Fiamme Gialle, che ha lasciato la piazza d'onore a Martino Carollo dello Sci Club Alpi Marittime Entracque e terza piazza per Andrea Gardner delle Fiamme Gialle. Il podio femminile della stessa categoria ha visto salire sul gradino più alto Nadine Laurent dello Sci Club Gressonei, seguita dall'argento della nostra bravissima Lucia Isonni e terza piazza per Martina Lelitro della polisportiva Le Prese. In coda alle premiazioni la consegna del trofeo Morzenti in memoria del presidente Fisi originario della Val di Scarve scomparso nel 2017. La combinata tra le gare della domenica e le prove distance di sabato a Gromo ha visto il successo di Francesca Cola ed Elia Barpa Under 18 e Martina Dicente Davide Graz nell'Under 20. Con questa gara si è chiusa la seconda edizione di Bergamo Ski Tour, che ha visto il gran lavoro congiunto di tre associazioni sportive, oltre allo Sci Club Gromo e lo Sci Club Schilpario che hanno ospitato le tappe, anche lo Sci Club Roncobello. Al termine della gara abbiamo incontrato la nostra bravissima Lucia Isonni, eccola. Grandissima, bravissima qua in casa. Ieri vi ha detto che non eri sicura di arrivare quasi sul podio, ragazzi, l'oro era lì a un metro da te. Mi sembra un po' il replay degli italiani dell'anno scorso, sinceramente. No, sono contentissima, poi in casa ha tutto un altro gusto. Devo dire che dall'anno scorso sei cresciuta un anno, l'anno scorso te l'eri anche presa tanto, oggi hai il sorriso, era la medaglia che ti aspettavi? Allora, nella sprint non me l'aspettavo, però ci speravo tanto e l'oro era lì, ma per adesso nelle sprint, che non sono proprio la mia specialità, va benissimo così, sono proprio contenta.
Noi crediamo che tu tra 3 o 4 anni sarai proprio lì, tra i big, e noi te lo auguriamo perché te lo meriti tutto. Grazie mille. Con le parole della nostra super campionessa Lucia Isonni si chiude questa prima parte di Bergamo sugli sci, tra poco ancora insieme con altri ospiti dal Bergamo Ski Tour.